The day after returning to Rome from his trip to Canada, Pope Francis reflected on covetousness after praying the Angelus in St. Peter's Square. Che cos'è la cupidigia? È l'avidità sfrenata di beni, il volere sempre arricchirsi. È una malattia che distrugge le persone, perché la fame di possesso crea dipendenza. Soprattutto chi ha tanto non si accontenta mai, vuole sempre di più e solo per sé, ma così non è più libero. The Pope said that while some forms of government lead to covetousness, it is up to each individual to fight this temptation internally. Gesù oggi ci insegna che al cuore di tutto questo non ci sono solo alcuni potenti o certi sistemi economici. Al centro c'è la cupidigia che è nel cuore di ciascuno. E allora proviamo a chiederci, come va il mio distacco dai beni, dalle ricchezze? Mi lamento per ciò che mi manca o so accontentarmi di quello che ho? He ended by saying he will further discuss his trip to Canada in his next audience and thanked all those who made the journey possible. Ho intenzione di parlarne nell'udienza generale di mercoledì prossimo, ma ora desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo pellegrinaggio penitenziale, a partire dalle autorità civili, dai capi delle popolazioni indigene e dai vescovi canadesi. Ringrazio di cuore quanto mi hanno accompagnato con la loro preghiera. Grazie a tutti. Pope Francis also expressed his closeness to the people of Ukraine before saying goodbye to the approximately 12,000 gathered in St. Peter's Square.